faccia con un po' di sangue e tu la... Sorridete! È un video, no? Penso sia un video. C'è la Michello spalle. Perché ci zoomi le parti intime? Ragazzi, perché siete qui in questo momento? Cosa abbiamo fatto in questa giornata? Mangiare... Un cazzo di niente. Andiamo... Si può dire? Un cazzo di niente. Andiamo a giocare a te. Andiamo immediatamente a giocare a te. Allora, siamo venuti qui perché dovevamo fare un video, ma... Ma non abbiamo fatto un cazzo. In realtà lo faremo questo video. Entro perché oggi, tanto sono le 19:10 e si può iniziare. Stai zitto, tu fai quello che dico io. Non sei in casa tua. Allora. Qui siamo a casa mia e decido io come funzionano certe cose. Ma sei nato poco e abito qua. Quasi. Ragazzi, cosa si fa in questo video? Spieghiamolo. Allora, in questo video romperemo la casa di Valerio. Tutto. La cameretta nuova, imbratteremo di pittura. Pittureremo la pittura. Pittureremo Valerio. Ma sì, due koala si incontrano, si coalizzano. Due koala si incontrano, si coalizzano. Questa la lasci. Questa ti fa proprio chiudere il canale. Questa è triste. Quella si rima a zero Valerio. Scusami papà Christian, quale oggi dovevamo fare un video? L'abbiamo anche detto. Quasi cosa si doveva fare? Domanda imbarazzante. Ho un'idea. Bravissimo! Mettere in mezzo lo stato pontificio se mi sono in casa. Perfetto. Facciamo un close up. Il video inizierà tra poco. Facciamo un close up con la nonna, il close up, aspetta. Allora, signore e signori, buonasera, benvenuti a TG5. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Orange Red. Come vedete oggi siamo con Cristian, Danno Sundudola, Cristian, Francesco e Claudio. Ora ho fatto troppo. Che bella compagnia. Ragazzi, oggi siamo un video particolare. Compagnia della chitarra. E tutto ciò è nato mentre io suonavo la chitarra, la cover. Successo. Sì, successo no? E la cosa divertente è che questo video è stato fatto proprio a cazzo di cane perché ci trovavamo tutti quanti a casa mia. Esatto. Va bene, avevamo deciso di fare un giochino tra virgolette, ovvero domande imbarazzanti. Domande imbarazzanti. Che tutti risponderanno. A voi tutti rispondono. E lezioni di grammatica dal professor Claudio. Perché facciamo questa? Partiamo da Cristian. Sarà lui a fare la domanda e noi te la risponderemo. Con sincerità ovviamente. Ma anche senza sincerità, Deve esserci sincerità, no? Anche senza cazzo di video. Questo è moreno. Cazzo è sto foglio, può prendi. Quando la vuoi imbarazzante? Qui ci sono le domande. Stiamo perdendo tempo. Leggi la domanda. Ah, le domande. Allora, la mia vista che va leggendo negli anni, ma vi dobbiamo. I ragazzi possono leggere. Sì, sì. Vai, è l'organizzazione di questo video, sì. È pregna dell'altro. Anzi, lasciamo. Domande sfondo sessuale, altrimenti perdiamo la monetizzazione. Che cazzo, non la merda la monetizzazione, no? Ok. A quale età vi siete masturbati? Ma la butto lì. Ah, ha detto a quale età ci siamo masturbati. Ok. Ma perché? Un termine più. Ragazzi, avete 5 anni? No. A quale età avete sbattuto il burro? Avete sbattuto il burro. Quindi sei giovine io. E che c'è zio? Ecco vai. Lui l'ha fatta domanda, per forza devi rispondere prima tu. Sei della sua destra. Più o meno. 11-12? Ah, faccio due cazzi. 13 anni. Io 13 anni, modestamente. Io 12. Perfetto. Ricordate che mi do. Tocca a me. Ah, devo fare una domanda, va bene, va bene. Allora, una domanda molto imbarazzante. Vorrei pensare. Qual è stata la vostra prima figuraccia con una ragazza? Anche se non hai avuto una vera e propria relazione con questa ragazza, pure se ci stai in generale, se ci stai solo provando. La mia è bellissima. Che cazzo si ricorda? Sai quante ne ho fatte?
Mamma mia, guardatelo come si sbatte. No, dico, adesso ce l'ho neppure. No, ci metto la premia. Entro l'occhio, dai. La quella che ti è rimasta più impresso. E cazzo, che se ti guarda? Oh, fa prima che si guarda. Cioè, noi dovremmo guardare lì, però stiamo allora, guarda, guarda in camera. La prima figuraccia in assoluto, non so se si può definire tale, è stata tipo quando, periodo dei primi anni di superiori, all'incirca, stavo salutando una ragazza con il bacio sulla guancia lì, a destra e a sinistra, e a un certo punto quando si sono andati, gli ho letteralmente tossito in faccia. Ero praticamente rasserecato e avevo una tossicatura. Per quella lapina di mucche che prende invece il catarro a sputire tartarughe nido, da tante delle cose verdi così grosse. Allora, avete non posso fare nomi perché non vuoi fare nomi dei paesi perché non sono bravo in geografia. Ah, quindi anche in amicizia, non per forza. Era una mia... Guarda, sarebbe più indicato in amore, in relazione, sì. Che là succedono le cose più belle, più intriganti. In realtà hai fatto più figure di merda con le amiche che con... Ma con gli amici non conta, cioè sai quante cose stupide faccio davanti agli amici. Vai, passo la mano, vai prima tu, io devo ricordarmi il passato. Vabbè, io essenzialmente ne ho due principali, una alle elementari e una alle medie, scegliete voi, non so. Elementare, vai. Allora, alle elementari piaceva questa ragazza e praticamente la cosa bella è che avevo comprato un bacio per Perugina per la San Valentino. Peccato che avevo troppa vergogna e per la fame l'ho mangiato io. Davanti a lei, tra l'altro. Sì. Voi immaginate il disagio e il degrado di questa scena. Se non lo sappiamo nella. Lo immaginavo. Aspetta, e lei cavallo cosa dice? Lui è troppo bravo con le donne. Non fa figure di merda. Ha uno stallone. Ehi, battute brutte. Time. Diciamo che la mia figura di merda, ragazze, ce ne sono un bel po'. La mia più grande figura di merda, una volta, non mi ricordo, sono una ragazza che a me interessava e piaceva. Però era tipo prima media, era proprio piccolo, cioè praticamente avevo da 13-12 anni. Io lì. Piccolo. E una volta stavamo, diciamo, a casa sua, stavamo... Copulando. No, stavamo parlando, normale e tutto. Di copulazione. Solo di copulazione. Solo che, non posso mai dimenticarvelo, è stata una cosa tremenda. Mi viene un attacco di pancia. Ah, oh, oh mio cagnerio. Dio! Allora vado a casa sua, e quando faccio, vado in bagno, cago, finisco e tutto, esco. E poi va nel bagno, si può suo padre. Vabbè, ovviamente non ho detto che ho fatto quello, ho fatto cercare di essere più veloce possibile per non far notare che ho fatto quello. Fulminato. E vabbè, il padre va nel bagno, esce fuori dal bagno e dice, ma che fine è mezzo. Questa la classifichiamo una grandissima figura di merda. E io tipo, that was me. Nope. E da quel giorno non ho mai più cagato. Da quel giorno non ho mai visto più, non ho avuto mai più il coraggio di parlarci. Sì. Ora taglia, lo devo mettere questa e fare ripartire il video con questa mente. Punto. Te l'ho detto io. Senza le occhiali perché sennò non... Ma ormai la conoscono bene sta testa. La vuoi darmi su sta testa? Allora, ora tocca a me fare la domanda. Sì, sì, signore. Ora si è parlato di queste cose, faccio una domanda. Vagamente più seria. Molto più seria. Ho paura. La vostra più grande figura di merda con i vostri genitori. Con i miei genitori. Ah, guarda, a me è recentissima. Infatti tocca a te, vai. Ok, allora praticamente arrivo a scuola, fuori il cortile della mia scuola, e non c'era nessuno al solito del posto d'abito dove ci ritrovavamo prima di entrare. Fatto sta che dopo un paio di minuti arrivano queste due ragazze della mia classe e mi fanno guarda che non c'è nessuno perché sono tutti quanti a fare filone. E ero tipo, cioè, non mi avete avvisato? E allora siamo qua per questo. Io, ok, chiamo mia madre e le dico, guarda mamma, non c'è nessuno, posso andare anch'io? E mia madre fa, sì, vai. Fatto sta che 5 minuti al massimo tornano tutte le resto della classe, torna indietro e decidiamo di fare colazione nei dintorni. Faccio una foto e invece di inviarla nel gruppo della classe, la invito a mia madre che giustamente esordisce con un, ah, ma non eri solo tu. E quindi sono stato tutta la giornata ad aver paura delle conseguenze del fatto che quando sei tornato a casa sarei morto. Io sto pensando. No, ma ce n'è stata proprio questa. Guarda.
ho inviato la foto. Dopo 5 minuti, Claudio, ma la foto non è inviata. Come no? Cazzo. È morto dentro. Cazzo. Cazzo, mi ha chiamato mia porta. Ok. Beh. Allora, stavo dicendo, l'unica di merda che potrei aver fatto è quando mio padre scoprì che mi guardavo i film di Trilli. Perché mi piaceva Peter Pan, allora quando uscì un film solo per Trilli me lo andavo a vedere. Ovviamente comprando CD falsi. Non me l'aspettavo. Abbastanza game. Rimanendo su questo argomento, e se Trilli in realtà fosse lo stand di Peter Pan, a me piacevano tutti i film di Peter Pan e pure le animazioni, quindi quando uscì Trilli ho detto, ma cazzo, me la vedo, non mi interessa. Che poi ne uscirono tanti di Trilli. Se sei appassionato della saga, scusa. Non tocca a lei fare la domanda. Dall'alto dei miei 15 anni adesso farò una domanda molto profonda per prendere significato. Ha firmato la liberatoria per finire su internet comunque. E non è stato maltrattato. Non è stato presentato. Non è stato presentato alcuna liberatoria, però l'ho firmato. Ricordatevi ragazzi, come diceva Homer Simpson, non sei stato ancora maltrattato finora. Come quella volta in cui vi dite come ci siete. Tocca a lei. È un attimo, ci sto pensando. Comunque ci deve pensare, dai, la domanda. Sì, zitto, che tu non sapevi manco pensare alla risposta. Ecco, ma perché non mi ricordo? Cazzo si ricorda del mio passato? Io ho cancellato. È vuota. Sì, ragazzi, è vuota. La sua ispezione è dura. Poveraccio. Questo è strano. Piena di cose strane. Devo ispezionare la tua mente. Secondo? Beh, mi è venuta la domanda, non la dimentico. Allora. Ok, ho la domanda. Fermi tutti. La più grande e maestosa figura di merda fatta in aula, che sia asilo, elementari, medie, superiori. Cioè, io ho tantissime, però non tanto solo. Tocca questo. La prima vittima. Ci sto pensando perché ce ne sono stati un sacco. Quella del vino. No, vabbè, quella non l'abbiamo fatta. Cioè, almeno io e te eravamo innocenti. Lui e io e lui siamo stati in classe insieme. Eravamo Cristian, quello della torta. E guarda, aspetta, giri verso il mio. Apri un attimo gli occhi, guarda qua. Non, tu devi praticamente far finta che questa sia una viennetta, ok? Devi tagliare il numero di fette che ti dico senza toccare questo bordo qui. Ok, chiudo gli occhi. Sì, chiudi gli occhi. Aspetta, tagliami due fette. Ho già capito cosa succederà. No, si vede. Perché tu chiuderai le mani così. Tagliami due fette. Ok, tagliamene 5. Tagliamene 25 stavolta. Che succede? No, tagliamene 25. E praticamente io rimasi così tutto il tempo, con gli occhi chiusi a fare. Tutto il tempo. Entrarono due professori in classe, la prof di inglese e di italiano. Insieme mi videro fare, in piedi, in un angolo, con gli occhi chiusi, questo gesto. Tutto il tempo. Tutto il cazzo di tempo mi videro fare questa cosa. No. Per intenderci, no, è stato orribile. Io è una cosa che non potrò mai scordare. Non mi posso mai dimenticare. Siamo alle elementari. Perché siamo una maestra, sapevamo mandare in bagno due di noi. Mo un mio amico, non ce la faceva più, si pisciò sotto. Normale. E lui si mise a piangere. E c'era anche altri due o tre di noi, comunque eravamo a seconda, terza elementare, no? E anche noi ci misimo a piangere e io mi cagai sotto. Perché? Ho capito, quella è la connessione, è la solidarietà. È la solidarietà questa. E io mi cagai sotto. Però non lo dissi, tutti quanti a piangere. E io mi cagai sotto. E poi la faccia di merda. Tutti quanti hanno pensato. Ma come puzza di mezzo a guardarsi le scarpe ci avevano schiacciato la cacca. Che poi, se ci pensate, il non cagarsi addosso è il traguardo che si ha sia 2 anni che 80 anni. Pensateci bene a questa cosa. Ora tocca a te. Me la racconto anche io uno dopo perché. Vabbè, che sia soft. A me non viene in mente proprio tante cose in cui ho fatto figure di merda davanti al professore, perché io sinceramente
non mi facevo beccare. Almeno tu. In continuazione, perché ti presento una scorsa. Forse una volta è successo che tipo stavo parlando con il mio compagno e prendo un richiamo dal professore, poi non so perché sono convinto che il professore sia uscito fuori dall'aura e continua a parlare, Sono l'unico che guarda verso di là. E a un certo punto, niente, mi prendo un altro richiamo e dico, no, no, scusate. Queste, cioè, le uniche cose in cui mi sono fatto beccare. Adesso... Quindi sei sempre stato un agnellino in classe? No, diciamo che, come si dice da noi, butta petrello e una scuola mente. Ma quello era quell'altro nostro amico che non faremo il nome. No, quello buttava gessetti, ma buttava gessetti. Ma sono ricordo che una volta tirai un gessetto con talmente tanta precisione, io puntai qua un mio amico, lui si girò e il gessetto, girati, gli arrivò qua. Quindi comunque preciso. Wow. Ok, adesso ne racconto io una abbastanza recente. Ma tu hai fatto la domanda? Allora, non voglio avere la risposta della domanda. Voglio raccontare. Vai, raccontami. Sei rimasto anche tu. Chiudere il video, fai vedere. Sei rimasto mezz'ora anche tu. La mia è abbastanza recente. E lo rifarei altre 300. Anzi, in realtà un po' di meno ti rispetto. Vabbè, comunque stavo in terza media. E non è proprio... Non è recente. Taglia e cominciamo. Ok, la mia risata è la terza media. E in realtà non stavo a scuola, stavamo in gita al viaggio. Ora praticamente noi avevamo la camera, io e mio fratello che stavamo in classe assieme, e avevamo la camera di fianco a quella di alcune ragazze che alle 6:30 di mattina si erano messe a ridere per uno scherzo fatto a una ragazza che stava con loro in camera. E quindi noi siamo svegli tutti incazzati perché stavamo alle 6:30. Fatto sta che mentre stavamo ancora in camera, anzi in realtà ancora sul letto, le ragazze escono dalla camera, bussano alla nostra porta e rientrano, bussano e rientrano. A un certo punto mi ero, diciamo, stufato, non voglio essere troppo scurrita, qualche troppo carico da una parte. Comunque a un certo punto sento bussare di nuovo alla porta e dico, avete rotto il cazzo, porca bippi. E solo che dall'altra parte c'è la voce della professoressa di religione, ah ok, sono svegli. Prof di religione, se guardi questo video è colpa degli altri. Sorry, excuse me. Nel nome del padre. Bene, ragazzi, il video oggi è finito qui. So che è un video fatto così a cazzo di cane, giusto per divertirci. Fiacche, cioè un'ultima domanda molto... Non possiamo, il video è troppo lungo, nessuno lo guarda. Una veloce? No. Ci vediamo la prossima volta. Magari se questa cosa, questa idea piace, possiamo portarla. La prossima volta risponderemo tutti quanti a una domanda. Qual è il posto più strano in cui è infilato l'uccello? Una banana! Alla prossima! Di cago! Così? Ma tu non Io non infilo uccello in posti strani, scusate.